tutti ragazzi, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video. Il vlog è lunedì e forse uscirà martedì perché sono 17.29 ed è un po' tardi per me perché sono appena tornato dalla laurea di mio cugino. È andata molto bene in economia e qualcosa del genere. E cose bancarie. Vabbè, non guardate i capelli, anzi facciamo così almeno non si vede tanto. E oggi, l'argomento di oggi sarà i miei sogni. Allora, io vi parlerò oggi delle mie aspettative, dei miei sogni per il futuro e di cosa voglio intraprendere comunque nel mio futuro. Allora, innanzitutto un sogno che si è diciamo aperto il, vi dico subito la data, innanzitutto siete i capellai voi. Il 15 febbraio del 2012 è stato aprire un canale su YouTube e non immaginarsi che alla fin fine io che ho iniziato seriamente su YouTube è stato a settembre, quindi se andate a vedervi i video da settembre che ho iniziato serio, quindi facciamo settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono 6 mesi perché marzo non è finito, facciamo 6 mesi che io ho fatto quei 600-800 iscritti, quasi 900, e è un sogno per me ragazzi, devo dire la verità, un sogno sarebbe comunque sfondare su YouTube, è vero, farsi conoscere da tutti, bellissimo, avere tanti commenti, tanti like, e comunque sono cose che danno delle soddisfazioni assurde, però tralasciando YouTube che penso sia una cosa secondaria, comunque cioè uno non può aspettarsi, cavolo, divento famoso su YouTube, guadagno i soldi e basta, non lavoro più, no. Quello che voglio fare io, ragazzi, è dopo le superiori, quindi fra un paio d'anni, di intraprendere la carriera dell'ingegneria informatica. Perché voglio fare questa scelta? Questa scelta è data dal fatto che io programmare tutte queste cose qui sono cose che adoro, cioè farei tutti i giorni. Adesso infatti c'ho ancora aperto Dev e Eclipse, quindi vabbè, niente, per chi non li conoscesse, Dev per un compilatore di C++ e Eclipse di Java, infatti sto creando qualche mod per Minecraft che poi vabbè saprete in seguito. Questa sarà una scelta ardua, infatti penso di frequentare il Politecnico di Milano e se qualcuno ci andrà ci beccheremo. Più che altro il problema sarà che non avrò più tempo per me stesso comunque, perché il Politecnico di Milano, comunque la facoltà di ingegneria informatica, richiede molto ma molto tempo, infatti molti dei miei compagni che vanno lì partono alle 6 di mattina e finiscono alle 6 di sera, poi ci sono dei giorni che partono alle 10 e finiscono alle 3, dipende comunque dai corsi, se avete, non so, sono vivo, dipende se avete 4 o 3 corsi, 3 corsi da seguire. L'altra scelta era di fare architettura, io adesso non ho una tavola sotto mano da farvi vedere, ma ragazzi, non è per vantarmi, però faccio delle tavole, ragazzi, che fanno paura. Ci sono certe tavole, adesso le faccio ovviamente da solo, non per la scuola. Ho fatto la stilizzazione di un edificio del 1255, però non mi ricordo che edificio, era medievale ovviamente, al basso medioevo. Era un edificio fatto da 3 camere, che comunque non sono una camera, ma erano delle stanze, una cucina e uno sgabuzzino, perché non c'erano salotti prima fatte così, aveva il piccolo corridoio. Ho fatto il cortile, c'era il cortile in mezzo, nel quale c'era la fontana, fatta tutta visuale dall'alto, e poi ho fatto anche la visuale frontale della fontana. Peccato che ora non ce li ho qui perché sono dal mio amico che le faccio da lui ste cose. Sono stanco, sono 4 giorni che mi alzo alle 5 per studiare perché non ho tempo, calcio, tutti gli impegni, lavoro adesso, quindi casino. L'unica cosa che vi chiedo ragazzi, spero siate arrivati a questo punto perché questo sarà un vlog davvero veloce, vi chiedo ragazzi, lasciatemi un like, un commento ogni volta, che fa sempre un commento stupido con scritto bella Mada, bella, ciao, ho visto il video, è divertente, qualche consiglio, e mi raccomando condividetelo su Facebook, dove volete, perché davvero mi aiutereste a crescere, no, a voi non costa niente, io per tutti quelli che lo, anzi, per esempio io seguo uno youtuber che adesso non facciamo i nomi, io tutti i suoi video li condivido sempre su Facebook e comunque qualche visualizzazione, non dico 1000, 2000, però quel paio, 3, 4 view te le portano e sono sempre view. Quindi ragazzi, con questo vi lascio, magari fra un anno ci troveremo con Games TV, a proposito faremo un vlog anche per quello, ci troveremo, non so, tanta roba,
siamo famosi, tutto Games TV. Questo dipende da voi se ci mandate i video. Ultimamente è arrivato un video, però vabbè, ora spero che tutto vada bene e noi ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi. Ah, ultima cosa, sto prendendo contatti con un'azienda di telefonia, computer, tipo avete presente Euronics, quelle cose lì, perché ogni sabato io vado lì e faccio la recensione di un telefono che, che volete voi, comunque me lo dite in settimana. Per esempio, questa settimana dovrei andare a recensire l'HTC One, che è in esclusiva in un posto perché casini. E fra 2 settimane vado a provare il Galaxy Note 2, anche se l'ho già provato tantissime volte, però vabbè. Se volete video, basta che me lo dite e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.